Ciao a tutti, sono Amon di Bit&Bit e in questo video andiamo a rispondere a una domanda di I Bravi Ragazzi e ci chiede come puoi impostare la schermata di Google con il campo di ricerca, la classica schermata che ci esce in Chrome, come puoi impostarla direttamente su Edge. Andiamo subito a vedere come si può fare. Come vedete, appena apriamo Edge, la prima schermata che ci appare è quella effettivamente di Edge. Come possiamo andare a cambiare questa impostazione? Dobbiamo andare in alto a destra nei tre puntini e selezionare la voce impostazioni. A questo punto, la cosa che possiamo andare a cambiare è la voce all'avvio. Per cui all'avvio possiamo dirgli di aprire in una nuova scheda, che è quello che fa di base attualmente. Possiamo dirgli di aprire tutte le schede che erano rimaste aperte quando sono andato a chiudere il browser la volta prima. Oppure possiamo dirgli di aprire una pagina o pagine specifiche. Quello è quello che noi dobbiamo andare a fare. Per cui selezioniamo andare ad aprire una pagina o pagine specifiche e andiamo ad aggiungere una nuova pagina. Mettiamo l'indirizzo, in questo caso google.com, aggiungiamo, dopodiché chiudiamo e andiamo ad aprire e vediamo se effettivamente si apre nella pagina che cerchiamo. Ecco. Una cosa che però non possiamo fare è andare a modificare l'interfaccia delle nuove schede. Per cui quando ne andiamo a aprire una nuova scheda, come vedete, questa è l'interfaccia che abbiamo. Possiamo dargli delle piccole modifiche come contenuto, per cui omettere determinate informazioni, aggiungere determinate informazioni, le troviamo sempre qua nei tre puntini, però non possiamo andare a mettere la schermata di Google effettivamente. Andiamo sulla sinistra dove dice nuova scheda e qua ci permette di personalizzare questo layout e contenuto, toccando la voce personalizza. Ci sono tre layout di base e poi possiamo avere un attimo un layout un pochino più personalizzato, ma a parte questo la scheda rimarrà sempre così, non possiamo andare a cambiarla. Un'altra cosa che io vado a fare è andare ad aggiungere il pulsante home, per cui selezioniamo la voce aspetto, selezioniamo questa opzione, l'attiviamo. Come vedete qua è uscito il pulsante home e a questo punto, invece di dirgli di aprire una nuova scheda, andiamo ad aggiungere noi un indirizzo. Per cui andiamo a selezionare in metti indirizzo e inseriamo sempre anche qua google.com o quello che comunque ognuno desidera e preferisce. Andiamo a salvarla. Se noi andiamo a toccare la casetta, vedete che ci porta nella pagina di Google. Spero di esservi stato utile, soprattutto l'utente, i bravi ragazzi. Vi ricordo di iscrivervi, mettere mi piace e condividere il video. Ci vediamo alla prossima. Ciao!